Nella prima parte degli anni 70 il basket italiano era diviso in due, da una parte Varese e dall'altra Milano. Per tre stagioni consecutive lo scudetto venne assegnato allo spareggio tra queste due squadre. L'Olimpia lo vinse una volta e nello stesso arco di tempo vinse anche la sua prima Coppa Italia e due volte la Coppa delle Coppe. Il grande simbolo di quel Simmental era Arthur Kenny. Era la risposta milanese a Dino Meneghin, un guerriero che giocava infortunato, che non mollava mai. Ed è per questo che sarebbe diventato il primo giocatore dell'Olimpia con il numero di maglia ritirato, il mitico numero 18. Ma Kenny era solo una parte di quella grande squadra dell'Olimpia nata da una costola della formazione campione d'Europa del 1966. C'erano Giulio Iolini, play guardia di grande estro, Massimo Masini, centro che ha chiuso la carriera come quarto realizzatore di sempre all'Olimpia, un giovanissimo Renzo Barriviera e il grande bomber Pino Bromati, oltre a giocatori come Giorgio Giomo, Mauro Cerioni, Paolo Bianchi, sempre sotto le direttive del grande Cesare Rubini.